Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Viva Don Bosco! Viva Don Bosco! Viva Don Bosco! Questa acclamazione ripetuta tre volte nella festa di Don Bosco, nella solennità di Don Bosco, per noi salesiani si addice molto bene alla grandezza di questo santo. Dio ha regalato Don Bosco, grande maestro ed educatore della gioventù all'Italia, ha regalato questo grande santo a tutta la Chiesa e tutta l'umanità, perché sappiamo molto bene che Don Bosco cercava educare i ragazzi come buoni cristiani e onesti cittadini. Li educava a vivere bene e anche formare le buone famiglie. Lui si è impegnato tantissimo per la ricostruzione della vera famiglia. Quindi Don Bosco è grande dono per l'umanità. E oggi voglio ribadire due cose. Sappiamo che Don Bosco, oltre doni mistici e altri doni, anche aveva il dono delle visioni, dei sogni, attraverso i quali Dio lo ha guidato nella sua vita difficile. E questi sogni, queste visioni che aveva durante la notte, durante il giorno, lo hanno aiutato ad andare avanti con sicuro passo, ma anche con certi sogni ha profetizzato il suo futuro, il futuro della sua opera e anche il futuro della Chiesa. Basta pensare a quel sogno famoso, molto conosciuto, che ha raccontato nel 1862 e di cui ha parlato oggi Padre Alessandro nella Catechesi Santi e Caffè, con quella battaglia sul mare fra i nemici, la Chiesa Cattolica, e con due colonne, una con la Vergine Santa Ausiliatrice e una, quella più grande, con l'Eucaristia. Sicuramente Don Bosco ha profetizzato il suo futuro con questo sogno, futuro diciamo immediato, della sua Chiesa, soprattutto del XIX secolo, ma soprattutto, e ne sono convinto, la nostra situazione attuale. Io sono convinto che Don Bosco sta con Benedetto XVI, sta dalla parte del piccolo resto cattolico, ne sono convinto, perché lui era il vero cattolico, combatteva con i suoi scritti, con le letture cattoliche, le eresie. Allora non può stare con Bergoglio, che è eretico, non può stare con falso papa, non può stare con falsa chiesa. Sono convinto che sta con piccolo resto cattolico e sono disposto anche a dare la vita per questa mia affermazione, per questo mio atteggiamento. Quindi io colgo l'occasione di invitare i miei confratelli, cominciando dal rettore maggiore fino all'ultimo confratello sperduto, per esempio in Africa oppure in Amazzonia, di lasciare falsa chiesa. Il tempo ancora c'è. Lasciate per la salvezza delle vostre anime, lasciate Bergoglio, lasciate l'eretico, lasciate falso papa, lasciate falsa chiesa che lui guida. Entrate nel piccolo resto cattolico. Questo è il mio invito e questo ribadisco. Poi l'altra cosa che voglio ribadire oggi: Don Bosco era grande educatore, era educatore all'unione continua con Dio, voleva per i ragazzi la unione forte, contemplativa con Dio. Allora usava anche i mezzi per questa unione, scriveva i libri di preghiera, per esempio il libro del Giovane Provveduto, ma soprattutto lui insegnava ai ragazzi la preghiera continua, cosiddette giaculatorie. San Paolo diceva: ciò che avete visto in me lo fate, ripetete dopo di me. Allora Don Bosco questa preghiera di giaculatoria, preghiera continua, incessante,
ha imparato dalla sua mamma e poi nella sua vita. I ragazzi molte volte vedevano le labbra di Don Bosco e Don Bosco pronunciava a bassa voce qualche preghiera o qualche frase semplice, la ripeteva. Allora i ragazzi imparavano da lui attraverso la preghiera continua, attraverso giaculatorie, stare alla presenza di Dio. Per esempio Francesco Bezzucco, un pastore delle Alpi, morto a 15 anni nell'oratorio, lui ha imparato l'arte della preghiera continua, aveva 2, 3, 5 frasi imparate a memoria, sempre le ripeteva, anche durante il gioco. Talvolta gli scappava la giaculatoria ad alta voce, e i suoi compagni un po' si meravigliavano, un po' lo deridevano, ma lui la vetta della contemplazione ha raggiunto attraverso la preghiera continua, attraverso le giaculatorie. Quindi Don Bosco era maestro nella vita spirituale. Allora questo è l'insegnamento di questo grande santo che oggi celebriamo. E dico alla fine, come ho detto all'inizio, viva Don Bosco, grazie Dio che ci hai regalato questo grande santo, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.